che noi purtroppo siamo di questo mondo, ti condanniamo ugualmente a 30 giorni di fortezza. 10 giorni per aver mancato di rispetto alla persona del pontefice, dandolo per morto del che facciamo i dovuti scongiuri. Altri 10 giorni per esserti preso gioco della giustizia di questo nostro regno, facendo condannare un povero innocente. No, e quello l'ho risarcito, santità voglia. Gli ho pagato 3 volte il suo credito. In più gli ho regalato un terreno fuori Porta San Sebastiano. Avesse visto la faccia di Aronne Piperno, non stava più in sé dalla gioia. E vabbè, e quindi te li togliamo. E ti diamo un solo giorno. Grazie. Uno per ogni cardinale, per ogni principe, per ogni funzionario da te indotto in corruzione. Quanti sono? Chi, Corotti? Sì, quanti sono? Beh, una ventina. E allora i conti tornano. Sono sempre 30 giorni. Questo è il verdetto emesso dal pontefice Pio VII in qualità di capo del governo pontificio. Come va con quel restauro? Facciamo del nostro meglio, santità. Continuate pure. Ma, Onofrio. Sì, santità. Come papa e come capo della Chiesa di Cristo misericordioso, commuto seduta stante, i 30 giorni di fortezza in 30 pater ave gloria da dirsi 30 volte per 30 giorni consecutivi. Ecco, allora a me hanno fortezza. A patto che tu faccia ammenda e promessa solenne di smetterla con queste tue carnevalate. Sia tranquillo.